Si può farne quante se ne vogliono. 40 secondi il ritardo di Guerini. Sentiamo dalla Vicenta chi vincerà il giro. Beh, spero proprio Marco, lo spero proprio. Penso che lo sperino tutti quanti, mentre con Cepe Gonzales in discesa, break pubblicitario. In cronaca diretta, dopo 74 km di corsa, 40 dall'arrivo, dopo il Gran Premio della Montagna di San Floriano, prima categoria, quota 1512, il vantaggio di Gonzales si sta ormai esaurendo, soltanto pochi secondi nei confronti di Zülle, Tonkov, Pantani, Miceli. A 30 secondi Guerini, Jecker, Kamenzin e Meyer, tre svizzeri. Poi a un minuto Noè, Podenzana, Secchiari, Garzelli e Faresin. Mentre attenzione, la regia ci ripropone questa sbandata, per fortuna senza conseguenze, di Miceli. Mentre a 1.30 ci sono Conti e Bettini. Cerqueti. Noi abbiamo cronometrato sul Gran Premio della Montagna 14 secondi di vantaggio per Cepe Gonzales. I secondi sono diventati 8, si sa che Cepe Gonzales non è un fulmine in discesa, ma come la strada si è rimpennata, il vantaggio è tornato a 16 secondi. Abbiamo notato Pavel Tonkov lasciare la seconda posizione, che è stata preoccupata da Pantani. È sembrato anche che Alex Zülle si voltasse per invitare anche Pantani a dare più consistenza a questa azione di rimonta. Se ne guarda bene la maglia rosa, insiste dunque Alex Zülle, dietro Pantani, poi Tonkov, quarto Miceli, mentre continua sempre sui pedali Cepe Gonzales. Sono state fermate le ammiraglie che seguivano Alex Zülle, Pantani, Tonkov e Miceli, anche perché non c'è più un forte vantaggio sugli inseguitori. Dunque Cepe Gonzales insegue un quartetto, ma sta per avvenire un ricongiungimento da parte di altri corridori. Mi sembra di vedere anche Guerini, a te la linea. Ed eccoci con Zülle, Pantani, Tonkov e Miceli. Sentiamo cosa succede in coda. Guerini sta recuperando assieme a Kamenzin, Meyer e Jecker. Credo che tra un po' ci sarà l'aggancio. A 200 metri di distanza sono in 8 Podenzana, Garzelli, Frigo, Clavero, Noè, Secchiari, Tronca, Faresin e Piepoli. Davvero le distanze si sono ridotte, a voi la linea. Ed ecco infatti che vediamo Kamenzin, Jecker, Guerini e Meyer che si stanno riportando su Zülle, Tonkov, Pantani e Miceli. Ancora tre festine al comando. La situazione: Gonzales solitario al comando, maglia verde, con questo gruppetto che si è ricomposto, vale a dire Zülle, Tonkov, Pantani e Miceli, ai quali si sono aggiunti Guerini, Jecker, Kamenzin e Meyer, che in precedenza avevano perso contatto. Zülle si volta, chiede l'intervento di Jecker, tre festine al comando. Ecco che anche Meyer si riporta in prima posizione. Hanno perso contatto, erano affaticato, però ora sono ancora in grado di sostenere Zülle. Uno Zülle sempre in prima posizione, Pantani sino a questo momento in fase di stopper. Pantani che mi sembra che stia pedalando molto bene. Adesso Zülle ha messo al comando Meyer. Pantani potrebbe aspettare Garzelli, o comunque sperare che Garzelli rientri, è lì a pochi secondi. Mentre Tonkov per adesso rimane anche lui passivo, non è mai passato in testa, probabilmente attende l'ultima salita, o altrimenti bisogna vedere se non sta attraversando neppure oggi una giornata buona. Adesso comunque c'è al fianco Kamenzin, però anche Miceli vedete che sta pedalando con facilità, mentre Guerini in difficoltà. Guerini che ha sempre sofferto le tappe brevi, è un corridore di fondo, va forte nell'ultima salita come nella prima. Solo che in queste salite secche, dure, fra l'altro fatte dopo pochi chilometri, e soprattutto questi chilometri fatti piano, ha sofferto. Mi auguro che abbia superato questo momento di crisi e riesca ad andare come ieri nella salita finale, quella di Pampeago, 9 chilometri. Ecco, ma non sta rischiando troppo Zülle con questa tattica di attacco? Già ieri aveva dimostrato che la salita in questo momento non è certamente il suo campo di battaglia, eppure lui forse vuol convincere gli altri, o forse vuol convincere se stesso di essere ancora in grado
vi assume un ruolo determinante, anche perché non ci dimentichiamo che la penultima tappa sarà a cronometro. È rischiosa questa tattica, perché se lui arrivasse a sabato con questi distacchi avrebbe grosse probabilità di vincere, proprio perché a cronometro va molto più forte di Pantani e Tonko. Io penso che stia spendendo un po' troppo e ho il timore che possa pagare questo sforzo, perché lui non è scalatore come Pantani e nemmeno come Tonko. Staremo a vedere. Se ha fatto questa azione vuol dire che sta molto bene. È dato 24 secondi tra il battistrada e gli inseguitori. Tra gli inseguitori 4 svizzeri, 3 italiani, 1 russo. Ed eccolo qua, Pantani marcato da Tonkov. Tonkov che ieri per primo aveva attaccato, poi c'è stata la sinfonia di Pantani. Secondo me Pantani a questo punto rimane lì. Eccoci con Guerini in ultima posizione, ha tutto l'interesse a non muoversi in questo momento. Il tratto finale è un tratto alla Pantani. Zülle forse sta chiedendo troppo al proprio fisico. Lo scopriremo presto, però adesso Pantani è solo, non ha compagni di squadra, può anche avere problemi se incappasse in una foratura o comunque in un incidente meccanico. Mentre vedete Ceppe Gonzalez con un rapporto duro, sta salendo con una 39-19, però il fatto che Ceppe Gonzalez abbia guadagnato secondi è testimonianza che dietro comunque hanno rallentato l'azione. Anche perché erano a 14, sono andati a 5, adesso sono ritornati a 24. Praticamente l'attacco di Ceppe Gonzalez non gli interessa minimamente, perché Ceppe Gonzalez non è nelle prime posizioni della classifica generale. Mentre si stanno approssimando al passo di Lavazza, Gran Premio della Montagna a quota 1805, Minisport. La freschezza? Ognuno la vede a modo suo. Entra in Badedas e scegli il tuo. Ed eccoci con Gonzales. Ricordiamo l'inseguimento di Gonzales. Abbiamo Zülle, Tonkov, Pantani, Miceli, Guerini, Jecker, Kamenzin e Meyer. Poi a 43 secondi lo spagnolo Clavero, Noè e Podenzana. A 50 secondi Frigo, Piepoli, Tronca, Faresin, Garzelli e Secchiari. Questa è la situazione mentre ci avviciniamo al passo di Lavazza. Cerquetti. Sì, siamo dietro il gruppo dei migliori che inseguono Ceppe Gonzalez. Accusa un po' di difficoltà Armin Meyer, che perde contatto. Dunque rimangono due gli elementi della festina nel gruppo degli inseguitori. Jecker e Zülle, dietro c'è Pantani, poi Tonkov, Kamenzin, Miceli e ultimo Guerini, che fa fatica a mantenere il passo. Ora lo sforzo maggiore tocca al numero 75 Fabian Jecker, dietro il suo capitano Zülle, poi Pantani, Tonkov, Kamenzin, Miceli sui pedali e Guerini. A te la linea. E avete visto Meyer che si era staccato e ora ritorniamo a Auro Bulbarelli. A 25 secondi dal gruppetto maglia rosa sono rimasti in tre: Noè, Clavero, Podenzana, più indietro Garzelli, ancora più indietro Secchiari, hanno perso contatto Frigo e Piepoli, due atleti della Saeco. A voi. Ed eccoci sul gruppo della classifica generale. Possiamo parlare di corsa nella corsa. Ceppe Gonzalez lanciato verso un improbabile successo, in quanto che per il momento non forzano ancora i tempi. Comunque Ceppe Gonzalez, per la gioia dei radiocronisti colombiani che da 4 ore stanno appunto urlando per gli attacchi dei loro connazionali. Allora continua, eccoci che Ceppe Gonzalez, lo rivediamo in questo replay nella sua scia c'è solo la macchina del cambio ruote. Ha finito l'acqua, difatti ha fatto quel gesto sperando che la macchina del cambio ruota gli possa sostituire la borraccia. Di solito hanno un po' di acqua pure loro e possono fare questi rifornimenti. Mentre ecco Meyer che ha definitivamente ceduto. Meyer è andato in fuga, doveva fare da punto d'appoggio,
aiutato Zülle, poi ha perso contatto, poi si è riportato su Zülle, adesso sembra che definitivamente stia uscendo di scena. Mentre siamo in vista del Gran Premio della Montagna, siamo circa 3 km dal Gran Premio della Montagna. Per adesso nessuna sorpresa, perché Chepe Gonzalez, ok, davanti con qualche secondo, però all'inseguimento ci sono 7 uomini, ci sono i primi 6 della classifica generale più Jäger, quindi tutti i pretendenti alla vittoria sono lì, anche se Guerini è un po' in difficoltà, sta ancora penando un po' in ultima posizione, però secondo me riuscirà a stare con loro nel passo alla Vazè, poi dopo c'è una lunga discesa, dipende se... Tanto in questo momento la maglia, il gruppo Maglia Rosa a 3 km dal Gran Premio della Montagna. Mentre sempre quadrato Chepe Gonzalez, ecco, continua Zülle a mantenersi in prima posizione. Secondo me sta facendo il gioco di Pantani, Pantani è lì tranquillo, non ha purtroppo per lui compagni di squadra, mentre Zülle continua a far lavorare a fondo Jäger. Mentre vedete Tonkov, dopo Tonkov un altro svizzero, il campione nazionale Kamenzin in appoggio a Tonkov, ieri non si erano capiti, le ammiraglie non erano riuscite a passare e pertanto non c'è stato un possibile atteso gioco di squadra della Mapei, mentre in coda a questo gruppetto ci sono Guerini e Miceli. Adesso può anche aver messo al comando Jäger per mantenere una velocità alta ma comunque costante, soffre gli scatti Zülle, preferisce salire del compasso regolare, comunque sta salendo con agilità in faccia, almeno il viso sembra che dimostri una certa freschezza, e se invece questa velocità rallenta di colpo potrebbero nascere scatti che danno fastidio a Zülle. In poche parole, Zülle sta imponendo questo passo sperando di evitare i micidiali scatti di Pantani. Questo potrebbe essere un'ipotesi, e la seconda ipotesi potrebbe essere quella che dal momento che lui sta bene cerca di tenere un'andatura alta per mandare in crisi Tonkov, Pantani oppure Guerini. Ecco, sta bene, lui sta bene, ti rivolgevi a Zülle. A Zülle naturalmente, però potrebbe lui stesso consumare troppa energia e pagarla in quest'ultima salita, soprattutto gli ultimi 4 km che sono interminabili, con pendenze sul 12-13% e salita adatta alle caratteristiche di Marco Pantani. 2 km al passo di Lavazze sono stati percorsi, 83 km, ne mancano 31 alla conclusione, siamo a quota 1805. Dopo il passo di Lavazze ci sarà l'intergiro a Cavalese. Intanto siamo usciti dalla provincia di Bolzano, siamo entrati in provincia di Trento. Il passo di Lavazze appunto è al confine tra le due province. Eccoci con il gruppo di Zülle e sentiamo dietro cosa succede. Meyer, Podenzana, Clavero e Noè stanno per raggiungere il gruppetto Maglia Rosa. Hanno recuperato, ripeto, Meyer, Podenzana, Clavero e Noè. Perdono invece terreno Garzelli e Tronca e Faresin. Basta, a voi. Ed eccoci con Jäger, con Zülle, con Pantani, poi c'è Tonkov, poi c'è Kamenzin e poi Guerini e Miceli, mentre ecco che stanno arrivando i rinforzi. Meyer sta rientrando, poi c'è lo spagnolo Clavero, poi c'è Noè ed è arrivato Podenzana. Lo vediamo appunto in penultima posizione, quindi è arrivato il possibile aiuto per Pantani. Utilissimo, perché dopo quindi abbiamo 11 uomini al comando. Perché dopo il Gran Premio della Montagna, discesa fino all'intergiro, fino a Cavalese, poi un paio di chilometri pianeggianti, ancora un po' di discesa e 6 o 7 chilometri pianeggianti, e qui avere al fianco un uomo come Podenzana per Pantani potrebbe essere utilissimo, perché se c'è un eventuale attacco potrebbe usufruire dell'aiuto di Massimo Podenzana, e poi dopo 9 chilometri lì non c'è più bisogno di nessuno, perché chi ne ha riuscirà ad andare avanti, 9 chilometri di salita che
Quindi lì le tattiche, ci sarà selezione. Non contano più a niente, ci vorranno le gambe, chi ha più energie farà selezione. Allora, Gonzales è al comando al suo inseguimento in 11, mentre eccoci con un rifornimento di bevande da parte di un tifoso sul Tonkov, Fantani, Miceli, Guerini, Jäger, Kamenzin, Meyer, Clavero, Noè, Podenzana, questi gli 11 al comando che vengono appunto inquadrati dalla telecamera posta sull'elicottero. Cerqueti. Sono 42 i secondi di vantaggio per Cepe Gonzales, ora di nuovo 3 Vettina in testa al gruppetto degli inseguitori, subito dietro Pantani, a te la linea. Ed ecco i 3 Festina, mentre vedete che Clavero con la maglia rossa si sta portando in testa, lo marca stretto Podenzana, poi c'è la maglia rosa di Pantani, siamo in vista del secondo Gran Premio della Montagna. Non mi sembra, per la verità, che ci sia stata grande selezione. C'è Cepe Gonzales, sentiamo da Bulbarelli se ci sono novità alle spalle di questo gruppetto. Alle spalle del gruppo maglia rosa sono in 4 Garzelli, Faresin, Secchiari e Tronca, hanno 42 secondi di ritardo. Poi sta recuperando da solo, straordinario, Paolo Bettini. Merita davvero un applauso questo ragazzo che sta recuperando su Garzelli, Faresin, Secchiari e Tronca. A voi. Ma non perdiamo di vista la situazione. Siamo a meno di 1 chilometro dal Gran Premio della Montagna e Cepe Gonzales, eccolo qua, può incrementare il suo punteggio nella speciale classifica del Gran Premio della Montagna. Ecco, Pantani punta la maglia rosa, quindi si può assolutamente disinteressare di questa classifica prestigiosa, sì, ma indubbiamente inferiore a quella generale. 500 metri alla conclusione con Cepe Gonzales al Gran Premio della Montagna di Lavazzea, quota 1805. Siamo a 31 chilometri dalla conclusione, ora con la telecamera posta sull'elicottero vediamo lo sprint per il secondo posto. Non ci sono abbuoni per il Gran Premio della Montagna, siamo entrati nel Trentino, dalla provincia di Bolzano a quella di Trento. Eccoci ormai in vista del Gran Premio della Montagna, poi ci sarà una lunga discesa verso Cavalese dove è posto l'Intergio. Gran Premio della Montagna. Tanto vedete i corridori che bevono moltissimo ed è necessario, essenziale, perché la sudorazione è notevole. Tappe come quella di oggi, anche se breve, possono far perdere agli atleti anche 4-5 litri di acqua e questi devono essere integrati immediatamente. Fortunatamente per Cepe Gonzales la macchina cambio ruota aveva acqua e difatti lui Poi parleremo dopo il Gran Premio della Montagna della macchina di assistenza. Gran Premio della Montagna, secondo Gran Premio della Montagna vinto da Cepe Gonzales, vedete il distacco, ora attendiamo lo sprint del gruppetto degli 11. Un giudizio su questa discesa? Una discesa... Ecco, scusa un secondo, vediamo lo sprint. Non c'è sprint. No, attenzione, Pantani, Pantani. Scatta Pantani. Non è uno scatto per staccare, ma no, per carità, per prendere punti per il Gran Premio della Montagna. Pantani in seconda posizione, poi il terzetto della Festina. Ecco, si volta, li guarda, quasi a dire: signori, continuate pure a tirare in questa maniera, fate il mio gioco, perché basta che io mi alzi sui pedali, basta un mio scatto e vi distacco subito. Bisogna vedere. Tanto siamo in discesa, è velocissima però tecnica, bisogna essere capaci, bisogna stare attenti, concentrazione. Fortunatamente oggi la giornata è bellissima, quindi asfalto asciutto, mentre Miceli è riuscito a farsi dare una borraccia dalla miraglia. Ecco Miceli alla miraglia al seguito, mentre per quanto concerne Cepe Gonzales nella sua scia c'è la macchina del pronto intervento. Break pubblicitario, poi parleremo di questa vettura soccorso.
E a 30 km dalla conclusione di questa 18ª tappa la domanda è questa: riuscirà il nostro eroe, vale a dire il colombiano Chepe Gonzalez, a mantenere l'esiguo vantaggio sino al termine? Ho il timore di no, tutto dipenderà da come si muoveranno questi corridori, questi 11 inseguitori nel tratto pianeggiante. Però adesso il vantaggio di Chepe Gonzalez è minimo perché mancano ancora 30 km. E all'inseguimento di Chepe Gonzalez, ricordiamo, ci sono Zulle, Tonkov, Pantani, Miceli, Guerini, Jecker, Kamenzind, poi Meyer, Clavero, Noè e Podenzana, 11 uomini con un vantaggio che oscilla sempre intorno ai 30 secondi, mentre con un vantaggio di poco superiore al minuto Secchiari e Garzelli, poi leggermente distanziato Faresin, poi con un vantaggio vicino ai due minuti Tronca, con Bettini poco distante, a poco più di due minuti Frigo, poi Piepoli, poi Rubiera, poi Codol e in ultima posizione di questo gruppetto troviamo Garcia. Eccoci con Chepe Gonzalez. Siamo nella discesa, abbiamo visto prima Secchiari, poco più avanti Garzelli, che tentano di rientrare nel gruppo maglia rosa. Il loro distacco è di una trentina di secondi, quindi grosse possibilità anche per loro di rientrare. Il fatto che ci siano tutti questi rientri dimostra che l'andatura non è a blocco. No, l'andatura è regolare, non è proprio a tutta, infatti non c'è stato nessun attacco, solamente un'andatura sostenuta da parte di Zulle nel tratto più impegnativo, poi anche lui ha rallentato, si è fatto aiutare da Jecker, da Meyer, un Meyer generosissimo che continuava a staccarsi, a rientrare, appena rientrato si portava al comando, poi si staccava di nuovo. È veramente da elogiare la prestazione oggi di Meyer, mentre non c'è davanti Belli. Belli che è stato sempre al fianco di Zulle fino a ieri, però sta pagando questi sforzi. E intanto l'arrivo di Garzelli porta un altro uomo di Pantani in testa al gruppo, Faresin accanto a Tonkov. Vladimir Belli ha lavorato a fondo, ha fatto veramente cose incredibili per Zulle, è stato l'uomo che gli è sempre stato al fianco, che lo ha pilotato nelle tappe di salita, e evidentemente anche Belli oggi non ce la fa più. Merita comunque un applauso perché il bergamasco è andato veramente molto bene. Intanto Marzio Bruseghin porta anche oggi la microcamera sulla bici, una microcamera che io riproporrei proprio perché grazie a questa microcamera siamo in grado di analizzare questa discesa. Davide. Qui ci rendiamo proprio conto la velocità, quanto vicino vanno ai guardrail, ai muretti, ogni tanto pedala, poi vedete proprio le frenate, vedete con due dita frena un po' con quasi esclusivamente col freno anteriore, e quando la frenata deve essere più forte anche con il freno posteriore. Vogliamo riproporre questa immagine per spiegare bene, per far meglio capire la tattica della frenata mentre siamo a 25. Ecco, allora il freno. Allora, lui dovrebbe avere freno anteriore a destra, freno posteriore a sinistra. In bicicletta quasi esclusivamente si frena con il freno anteriore. Quando la frenata deve essere più forte si aiuta la staccata con il freno posteriore, perché se uno frenasse solo con quello posteriore la bicicletta non si ferma e la ruota posteriore si blocca e c'è il rischio di fare un lungo, di andare fuori strada. 25 km alla conclusione, ricordiamo che fisicamente è un giocatore di basket Marzio Bruseghin. Un tratto in pavé per Chepe Gonzalez, mentre ecco il gruppetto degli inseguitori con il numero 75 in testa al gruppetto, vedete Jecker. Tanto vedete la posizione nel pavé in discesa, stanno non seduti ma un po' rialzati per ammortizzare le imperfezioni essendo pavé, e quindi per non trovare problemi, quindi stanno un po' più, ammortizzano con le gambe tutti i colpi che il pavè ti dà.
Intanto mi sembra che Garzelli stia rientrando. Sì, l'avevamo visto appunto nella scia del gruppo degli undici. Vi abbiamo proposto già un paio di volte la funzione. Attenzione, hanno sbagliato la curva tanti qui, anche Pantani. Sono arrivati un po' lunghi, sono riuscito nonostante ciò a frenare e a ripartire senza conseguenze. Allora, la funzione della macchina di assistenza. Quando il distacco tra un gruppo e l'altro è inferiore ai 30 secondi, subito si porta nella scia del primo corridore o comunque del primo gruppetto questa macchina, che se c'è una foratura... Ecco che la regia ci ripropone la sbandata da parte dei battistrada Pantani, però mi sembra che non abbia rischiato molto. Concludiamo con la vettura di appoggio. Che quando appunto non c'è l'ammiraglia è questa vettura che si mette nella scia del gruppo di testa, e se c'è una foratura o comunque un incidente meccanico questa ti può dare assistenza. Ed eccoci col gruppo dei leader della classifica generale. Sono sempre i Festina a fare l'andatura, mentre mi sembra che Cepe Gonzalez stia andando molto bene. Molto bene, non prende grossi rischi, non è un grosso discesista, però si sta difendendo, anche perché la strada a questo punto è abbastanza ampia, ci sono un paio di tornantoni, però sta proseguendo, ci sono possibilità per lui di arrivare, però tutto dipenderà da come si muoveranno le squadre nel tratto in pianura, quello meno adatto ad uno scalatore come Cepe Gonzalez. Adesso vedete che ha impostato molto bene questa curva, avete visto proprio cominciare largo, poi ha stretto e adesso uscita dalla curva ha continuato a pedalare massimo rapporto, velocità sarà sugli 80 orari. Intanto abbiamo visto che Jäger ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia, mentre il colombiano è a 2 chilometri dall'intergiro. Cerpeti. Faresin, Garzelli e Secchiari sono andati molto bene nella fase di discesa e ora stanno per completare il ricongiungimento con il gruppo maglia rosa, mentre passiamo al cartello cavalese. A te la linea. E appunto vediamo il terzetto che si accoda al gruppo degli inseguitori. La telecamera è ritornata su Gonzales, quindi il terzetto formato appunto da Garzelli, Faresin e Secchiari stanno per rientrare. Ecco, adesso c'è l'intergiro, qui si conclude la discesa, si torna sulla statale e proprio a 200 metri l'intergiro. Vediamo adesso, stiamo attenti, se qualcuno dell'alta classifica farà questo intergiro, perché ci sono 6 secondi al primo, 4 secondi al secondo e 2 secondi al terzo. Quindi Gonzales vince anche l'intergiro, attenzione, è uno sprint importante perché ci sono degli abbuoni. Allora vediamo, ci sono sempre gli uomini della Festina nelle posizioni di testa, vediamo se la maglia rosa vorrà sprintare per aggiudicarsi qualche secondo. Sì, eccolo là, lo vedete sulla sinistra, ecco Pantani che scatta. Pantani è in terza posizione, quindi quanti secondi guadagna Pantani? 2 secondi, perché secondo è arrivato Maier, terzo Pantani, quindi 2 secondi di abbuono per Marco Pantani. Quindi va aggiornata la classifica generale.